L'Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini ha sviluppato nuove tecnologie e forme di intervento nella telemedicina. Spesso per il paziente è difficoltoso muoversi da casa e per molti soggetti affetti da patologie critiche le terapie non cessano con la dimissione dall'ospedale, ma proseguono anche al rientro a casa e necessitano di controlli periodici. I dati sullo stato di salute possono essere acquisiti mediante magliette dotate di sensori che rilevano e inviano informazioni relative all'attività cardiaca, al respiro e alla pressione. La telefonia mobile ha raggiunto una grandissima diffusione ed elevate possibilità tecniche. I telefonini di ultima generazione sono in grado di trasmettere velocemente anche segnali complessi. Ciò può costituire un valido aiuto per il telemonitoraggio di piccoli pazienti che più di altri soffrono il disagio di doversi recare in ospedale. Ai pazienti, o ai loro genitori se si tratta di bambini, durante le ultime fasi di ricovero in ospedale vengono insegnati alcuni piccoli test fisici da riprendere con il proprio videofonino. Successivamente da casa e con la periodicità indicata dal medico, i filmati acquisiti saranno inviati al centro sanitario e automaticamente inseriti nella cartella clinica nel rispetto di sicurezza e privacy. Dall'analisi di questi, il medico curante potrà decidere quando richiamare il paziente per il controllo successivo. L'obiettivo è porre la persona al centro del sistema, cercando di costruirle intorno i servizi di cui necessita, in modo tale che si integrino con gli oggetti di vita quotidiana e mirando contemporaneamente ad una maggiore deospedalizzazione della sanità. Grazie a queste tecnologie diventa possibile garantire una più puntuale continuità dell'assistenza, una più dettagliata documentazione delle terapie e un più accurato controllo dei risultati, salvaguardando e addirittura migliorando la qualità della vita del paziente e riducendo al contempo la spesa sanitaria.